Benvenuti e bentornati sul nostro canale YouTube. Oggi rispondiamo a uno dei quesiti più frequenti tra i genitori. Qual è il posto più sicuro dove installare il seggiolino auto? Capita di leggere e sentire svariate risposte che non fanno altro che confondere i genitori, andando poi a pregiudicare la sicurezza dei bambini. Oggi vogliamo fare un po' di chiarezza e darvi, come di consueto, delle informazioni precise. Innanzitutto vi consigliamo, prima di procedere con l'acquisto del seggiolino scelto, di verificarne la compatibilità con la vostra auto. Perché, come vi abbiamo già illustrato in un precedente video che trovate sul nostro canale sul sistema ISOFIX, che vi invito ad andare a guardare se non l'avete ancora fatto, non tutti i seggiolini sono compatibili con tutte le auto. La compatibilità indica su quali sedili dell'auto è possibile o meno installare il seggiolino. Dipende principalmente dal tipo di aggancio del seggiolino auto e da quelli presenti sul sedile del veicolo. Per esempio, i seggiolini omologati secondo la normativa ECR 129 SIDES possono essere montati su qualunque vettura omologata ai SIDES. Il seggiolino E-Sides può essere anche tranquillamente installato su tutte le altre auto non E-Sides, però vi ricordiamo come sempre, prima di procedere con l'acquisto del seggiolino, di verificarne la compatibilità con la vostra auto. Allora vediamo subito qual è la posizione più sicura in auto. Senza ombra di dubbio è il sedile posteriore centrale. Per ragioni facilmente intuibili, il punto più sicuro dove installare il seggiolino auto è il sedile posteriore centrale perché ha la massima distanza da ogni possibile impatto, sia esso frontale, posteriore o laterale. Purtroppo però non tutte le auto hanno su questo sedile le caratteristiche necessarie per l'installazione del seggiolino, ovvero le cinture di sicurezza a tre punti o gli agganci ISOFIX, perché spesso il sedile è troppo stretto. Nel caso in cui non sia possibile posizionare il bambino sul sedile posteriore centrale, ecco le alternative, dalla più sicura alla meno sicura. Il secondo posto più sicuro è il sedile posteriore lato passeggero, perché è il lato opposto rispetto a quello dove statisticamente avviene il maggior numero di incidenti e consente di svolgere in tutta sicurezza l'operazione di alloggiamento del piccolo viaggiatore. Inoltre, quando si parcheggia, volge verso il marciapiede, sicuro e pratico per far salire e scendere il bambino dall'auto. Il sedile posteriore lato sinistro si colloca al terzo posto in fatto di sicurezza. Infatti, pur essendo meno sicuro rispetto a quello del lato destro, è pur sempre più sicuro rispetto al sedile anteriore accanto al guidatore. Ed eccoci arrivati all'ultima posizione in classifica in termini di sicurezza, ovvero il sedile anteriore lato passeggero. Nonostante sia la posizione più gettonata tra i genitori in quanto permette di avere a fianco il bambino e quindi di sorvegliarlo, è per ovvie ragioni la posizione meno sicura. Se proprio non ci sono alternative e dovete optare per l'installazione del seggiolino in questa posizione, ecco a cosa dovete fare molta attenzione. La legge prevede che in caso di seggiolini che viaggiano in senso contrario di marcia, posizionati sul sedile anteriore, l'airbag frontale dell'auto deve essere sempre disattivato, perché in caso di impatto schiaccerebbe il bambino collocato nel seggiolino. Nel caso di seggiolini che viaggiano in senso di marcia, è indicato di arretrare il più possibile il sedile, mentre per l'airbag seguire quanto stabilito sul manuale d'uso del seggiolino o del veicolo. E se invece di un solo seggiolino auto dovete installarne due o addirittura tre, ecco i nostri consigli. La soluzione ottimale sarebbe quella di installare tutti e tre i seggiolini auto sui sedili posteriori, con il neonato posizionato al centro, il bimbo piccolo sul sedile destro e il bimbo più grande sul sedile sinistro. Se non è possibile, è preferibile installare il seggiolino del bambino più piccolo nel sedile posteriore centrale o posteriore lato passeggero, poi l'altro bambino nella posizione posteriore lato guidatore e il bambino più grande, che diamo per certo che ormai possa viaggiare anche in senso di marcia, nella posizione del passeggero anteriore. In questo modo siete sicuri di viaggiare in sicurezza. Se avete dubbi o domande scriveteci nei commenti qui sotto, se vi è piaciuto questo video lasciateci un like e per non perdere i nostri prossimi video iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. A presto!